La principessa Charlotte aveva già mostrato il suo lato sfacciato durante un servizio mattutino di Natale nel 2019. La figlia di 7 anni del duca e della duchessa di Cambridge ha dato una risposta sfacciata quando un aiutante ha cercato di aiutare il giovane reale di fronte a una grande folla. Nonostante le regole su come comportarsi come la perfetta reale, la principessa Charlotte è nota per aver mostrato il suo lato impertinente nel corso degli anni. Un esempio è arrivato nel periodo natalizio di pochi anni fa. La principessa Charlotte si è unita ad altri membri della famiglia reale durante un servizio mattutino di Natale. Charlotte, che ha camminato al fianco di sua madre Kate Middleton, ha ricevuto un mazzo di rose bianche. Tuttavia, si è resa la star dello spettacolo quando si è rifiutata di consegnare un mazzo di fiori a un aiutante reale. La principessa scosse la testa con sicurezza all'aiutante sorridente prima di continuare a salutare il resto della folla. La reale di 7 anni ha quindi deciso di continuare i suoi doveri reali con le rose in mano. Il servizio si è tenuto alle 11 e ha visto i membri dello studio camminare tra la folla nella tenuta della Queen's Norfolk. Alcuni bambini tra la folla avevano portato regali per i reali, inclusi quadri disegnati a mano o mazzi di fiori. Dalla sua apparizione nel 2019, Charlotte ora appare regolarmente con sua madre e suo padre in visite e tournée reali. Charlotte è stata persino rapita insieme agli altri Cambridge durante la corsa scolastica ieri. Il trasferimento della famiglia alla Lambrook School è avvenuto dopo che si sono trasferiti da Kensington Palace a Windsor. Il padre di Charlotte, il principe William, ha persino definito i suoi 3 figli tutta la banda mentre li accompagnava su per i gradini della scuola privata da 13.000 sterline.